Bentrovati, benvenuti a una nuova fantasmagorica recensione. Quest'anno Meizu ha spiazzato un po' tutti, me compreso, presentando un Pro 6 che secondo me di Pro ha ben poco. Schermo da 5,2, batteria da 2560 mAh e processore, beh, almeno rispetto al Pro 5 dell'anno precedente. Poi ho presentato Meizu M3 Note e adesso Meizu M3 normale. Insomma, ho chiesto a Spemol di inviarmi l'M3 Note perché lo considero il prodotto più interessante ed un vero best buy a 180 euro per la versione da 2 giga e 16 giga. Ringrazio quindi sconticina.it, il gruppo Facebook Sconticina e la pagina Sconticina e spemol.com per l'invio del terminale, che vi arriva con la lingua in inglese ma con il Play Store già installato e con l'icona Google Installer già sul desktop. Spettacolo! Io sono Bob DJ Axe e questa è la recensione del Meizu M3 Note. Amici, analizzando l'aspetto estetico del dispositivo troviamo subito la prima novità di questa serie, visto che la scocca è realizzata in alluminio serie 6000. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'azienda italiana leader nel campo dei montascale da più di 30 anni. Fatta eccezione per le due bande in alto e in basso che sono in plastica per ovviamente favorire la trasmissione delle antenne. Il touch and feel è sicuramente premium, è sicuramente quello di un telefono di fascia alta. Sul fronte, intanto avete visto con che facilità si sblocca col lettore di impronte, sul fronte troviamo un display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD 403 ppi. Il pannello di tipo LTPS presenta una riproduzione cromatica molto buona, come anche l'angolo di visione, guardate, e il bilanciamento del bianco. Oltretutto è possibile impostarlo manualmente. Sul fronte troviamo, volete vedere il display tester? Mi state chiedendo il display tester? Ok, vi faccio vedere il display tester. Ogni vostra richiesta. Alziamo la luminosità. Bianco, ovviamente è un IPS, non è un AMOLED. Il nero comunque buono. Avete visto che io ho toccato, ho tappato sul tasto home e il terminale è andato indietro di uno. Questa è una delle funzioni molto furbe che secondo me Meizu ha implementato. Qui siamo alle immagini che conosciamo bene. Guardate che bel pannello. Bene, dicevo, sul fronte troviamo una fotocamera da 5 megapixel con apertura focale 2.0, i cui scatti sono decisamente buoni, per la gioia di tutti i bimbi minchia. La cura di Meizu nel realizzare questo prodotto la si vede anche, notate la fresatura che è stata realizzata per contenere il volume rocker e il tasto del volume. Dall'altra parte poi abbiamo il carrellino per una nano sim e una micro SD. In basso abbiamo lo speaker di sistema e la porta micro USB. In alto abbiamo il microfono e il jack da 3,5.
sempre sul fonte troviamo il tasto and back. Io quando mi capita di fare la recensione dei Mizu e torno ad utilizzare questo tasto, godo sempre, ragazzi, perché è veramente veloce, preciso, comodo. Entriamo dentro, tappandolo si torna indietro, tenendolo premuto il terminale si spegne. Così avete visto anche il lettore di impronte, che velocità che ha. Andiamo dentro al Play Store e andiamo dentro una categoria, tanto vedete la velocità del sistema. Tappando di uno va indietro di una categoria, tappandolo di un altro va alla home, oppure lo si schiaccia e si va alla home. Veramente un'implementazione fatta come si deve. Poi sul retro troviamo la fotocamera da 13 megapixel, il doppio flash LED e dual tone e la nuova scritta Meizu. Amici, a bordo troviamo un SoC MediaTek MT6755, altrimenti detto Helio P10, costruito con processo produttivo a 28 nanometri e comprensivo di una CPU True Octa-Core a 64 bit e frequenza di clock massima di 1,8 GHz. Sapete che alla fine tutti questi dati a me non interessano molto, quello che interessa è l'esperienza di utilizzo, e l'esperienza di utilizzo è decisamente godibile. Non ci sono lag, la parte grafica è affidata alla GPU ARM Mali T860 turbo diesel e vedremo che a far girare i giochi non ha nessun tipo di problema. Completano il tutto, a seconda della variante, 2 o 3 GB di RAM LPDDR3 e 16 o 32 di memoria interna espandibile tramite micro SD. Come da consuetudine Meizu, non è supportata la banda 800. Porca di quella pupazza! Al di là di ciò, sono presenti ovviamente tutti gli optional presenti sui top di gamma, anche se questo viene considerato medio gamma, quindi Wi-Fi 802.11 ABGNAC, Bluetooth 4.0, GPS AGPS GLONASS e casket AMAZU. L'ha detto! Amici, per quanto riguarda la fotocamera, è dotata di un sensore OmniVision OV13853 con apertura focale 2.2 e autofocus PDAF, figlio di PDOR, nipote di Khmer, a parte gli scherzi. Le foto sono buone, è ovvio che non siamo al top per quanto riguarda questo comparto. Vi faccio sulla tastiera, come vedete la foto è buona, ovviamente quando si zoom i dettagli non sono così definiti come su altri top di gamma, ma stiamo pur sempre parlando di un telefono che costa 180 euro, bisogna sempre tenere in considerazione questo. Comunque gli scatti sono buoni. Ora vi faccio vedere i soliti scatti in successione che ho fatto in questi giorni. Come dicevo, in condizioni di luce favorevole le foto sono buone, anche se con alcuni limiti nell'esposizione, che però vengono compensati dall'HDR. Quando al calare delle tenebre ovviamente fa fatica. Le macro comunque sono buone, i video vengono girati in Full HD a 30 frame per secondo, la resa è assolutamente nella media. Per quanto riguarda il comparto gaming, vi faccio partire Real Racing, così facciamo una partita veloce. E vi dico già che non c'è nessunissimo tipo di problema, il processore Helio P10 ormai è collaudato e non dà nessun calo di frame rate, i dettagli sono al massimo. E tra l'altro questa è la versione da 2 giga, non da 3 giga, però non vedo grosse differenze, anzi, soprattutto magari quando avrete molte applicazioni.
si vedranno le moltiplicazioni aperte. Facciamo una partita veloce, come dicevo. Vedete le nuvole, dirigibile da sopra, dettagli negli specchietti. Ovviamente giocare da dietro la fotocamera non è il massimo, qua abbiamo sorpassato la vigliacca. Comunque vedete anche quando c'è molto traffico gli effetti particolari sono buoni. Nessun problema per quanto riguarda il game, come detto. Parlando di navigazione web, il browser Meizu, io preferisco Chrome, però come vedete anche questo è assolutamente veloce, funzionale. Ricordo che il sito della Repubblica è piuttosto pesante, vedete che ancora deve finire di caricare. Tra l'altro mettiamo una versione desktop. Ecco, come vedete le dita seguono direi un browser assolutamente buono. Ripeto, io preferisco Chrome. Poi per quanto riguarda la qualità audio è assolutamente buona. Io come vedete ho installato la SwiftK come tastiera, è la tastiera che preferisco in assoluto e che uso di più. Vabbè, possiamo far partire anche qua questo video che... Amici, è arrivato il momento di vederci chiaro. Si perdono un po' i bassi e si sente soprattutto, si sentono i medio e gli alti. Sì, i bassi si sentono poco. Comunque, insomma, l'audio è assolutamente sufficiente. A bordo dell'M3 Note troviamo Android 5.1 Lollipop con la Flyme 5.1.3.0A in questa versione che ho io, ma arriverà anche la versione internazionale, che sono denominate solitamente con la I o con la G finale. L'esperienza comunque non si discosta moltissimo da quanto visto finora. La Flyme 5.1 è stato un grandissimo passo in avanti per Meizu. È presente la classica tendina delle notifiche scusate, con i vari toggle rapidi ed anche il menu impostazioni non presenta sostanziali modifiche. Alla voce accessibilità troviamo le gesture, le air gesture, che io amo tanto, ma veniamo adesso ad uno degli aspetti più interessanti di questo M3 Note, ovvero l'autonomia, vista la presenza di una batteria da 4100 mAh. Allora ragazzi, vi dico subito che con un utilizzo medio ci farete 8 ore di display, claro, con un utilizzo invece molto intenso, tipo il mio, quindi in ufficio non ho la wifi, il telefono che balla tra 3G, 4G, e tantissime telefonate, 5 email in push, eccetera, 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 ci farete 5 ore e 30 di display. 5 ore e 30 di display, ma diciamo tra il mio utilizzo super intenso e l'utilizzo medio facciamo una media, quindi ci farete tranquillamente 6 ore, 6 ore e mezzo di display. Spettacolo! Concludendo, partendo dall'autonomia, decisamente valida, passando per un ottimo display, un hardware decisamente concorrenziale ed un reparto connettività al top, possiamo affermare che Meizu M3 Note è un ottimo terminale.
Meizu M3 Note lo trovate su spemol.com e ricordatevi in fase di ordine di inserire il codice MG3SPE che vi dà diritto a un ulteriore sconto del 3%. Chuck, cosa ne pensi? Chuck Norris approved. Volete sapere il voto che do a questo terminale? 7,5. Io vi ricordo di cliccare mi piace sotto al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di supportare il vostro zio e i Non Entity su Facebook. Io vi saluto, vi magnetizzo e vi dico Non Entity Heart Energy. Vita veloce, come dicevo. Vedete le nuvole? Dirigibile da sopra. Dettagli negli specchietti. Ovviamente giocare da dietro la fotocamera non è il massimo. Qua abbiamo sorpassato la vigliacca. Comunque vedete anche quando c'è molto traffico gli effetti particolari sono buoni. Nessun problema per quanto riguarda il game, come detto. Parlando di navigazione web, il browser Meizu, pubblico italiano, io preferisco Chrome, però come vedete anche questo è assolutamente veloce, funzionale. Ricordo che il sito della Repubblica è piuttosto pesante, vedete che ancora deve finire di caricare. Tra l'altro mettiamo una versione desktop. Ecco, come vedete le dita seguono direi un browser assolutamente buono. Ripeto, io preferisco Chrome. Poi per quanto riguarda la qualità audio è assolutamente buona. Io come vedete ho installato la SwiftK come tastiera, è la tastiera che preferisco in assoluto e che uso di più. Vabbè, possiamo far partire anche qua questo video che... Amici, è arrivato il momento di vederci chiaro. Si perdono un po' i bassi e si sente soprattutto, si sentono i medio e gli alti. Sì, i bassi si sentono poco. Comunque, insomma, l'audio di sistema e la porta micro USB. In alto abbiamo il microfono e il jack da 3,5. Sempre sul fronte troviamo il tasto M back. Io quando mi capita di fare la recensione dei Meizu e torno ad utilizzare questo tasto, godo sempre, ragazzi, perché è veramente veloce, preciso, comodo. Entriamo dentro, tappandolo si torna indietro, tenendolo premuto il terminale si spegne. Così avete visto anche il lettore di impronte, che velocità che ha. Andiamo dentro al Play Store e andiamo dentro una categoria, tanto vedete la velocità del sistema, tappando di uno va indietro di una categoria, tappandolo di un altro va alla home, oppure lo si schiaccia e si va alla home. Veramente un'implementazione fatta come si deve. Poi sul retro troviamo la fotocamera da 13 megapixel, il doppio flash LED e dual tone e la nuova scritta Meizu. Amici, a bordo troviamo un SoC MediaTek MT6755, altrimenti detto Helio P10.
costruito con processo produttivo a 28 nanometri e comprensivo di una CPU True Octa-Core a 64 bit e frequenza di clock massima di 1,8 GHz. Sapete che alla fine tutti questi dati a me non interessano molto, quello che interessa è l'esperienza di utilizzo, e l'esperienza di utilizzo è decisamente godibile. Non ci sono lag, la parte grafica è affidata alla GPU ARM Mali T860 Turbo Diesel e vedremo che a far girare i giochi non ha nessun tipo di problema. Completano il tutto, a seconda della variante, 2 o 3 GB di RAM LPDDR3 e 16 o 32 di memoria interna espandibile tramite micro SD. Come da consuetudine Meizu, non è supportata la banda 800. Porca di quella pupazza! Al di là di ciò, sono presenti ovviamente tutti gli optional presenti sui top di gamma, anche se questo viene considerato medio gamma, quindi Wi-Fi 802.11 ABGNAC, Bluetooth 4.0, GPS a GPS GLONASS e casche Tamaz. Gazzetto! Amici, per quanto riguarda la fotocamera, è dotata di un sensore Omnivision OV13853 con apertura focale 2.2 e autofocus PDAF, figlio di PDOR, nipote di Khmer, parte di scherzi. Le foto sono buone, è ovvio che non siamo al top per quanto riguarda questo comparto. Vi faccio mettiamo sulla tastiera. Come vedete la foto è buona, ovviamente quando si zoom i dettagli non sono così definiti come su altri top di gamma, ma stiamo pur sempre parlando di un telefono che costa 180 euro, bisogna sempre tenere in considerazione questo. Comunque gli scatti sono buoni. Ora vi faccio vedere i soliti scatti in successione che ho fatto in questi giorni. Come dicevo, in condizioni di luce favorevole le foto sono buone, anche se con alcuni limiti nell'esposizione che però vengono compensati dall'HDR, quando al calare delle tenebre ovviamente fa fatica. Le macro comunque sono buone, i video vengono girati in full HD a 30 frame per secondo, la resa è assolutamente nella media. Per quanto riguarda il comparto gaming, vi faccio partire Real Racing, così facciamo una partita veloce. Vi dico già che non c'è nessunissimo tipo di problema, il processore Helio P10 ormai è collaudato e non dà nessun calo di frame rate, i dettagli sono al massimo. Tra l'altro questa è la versione da 2 giga, non da 3 giga, però non vedo grosse differenze, anzi, soprattutto magari quando avrete molte applicazioni, si vedranno le molte applicazioni aperte. Ciao amici e bentrovati. Benvenuti a una nuova fantasmagorica recensione. Quest'anno Meizu ha spiazzato un po' tutti, me compreso, presentando un Pro 6 che secondo me di Pro ha ben poco. Schermo da 5,2, batteria da 2560 mAh e processore, beh, almeno rispetto al Pro 5 dell'anno precedente. Poi ho presentato Meizu M3 Note e adesso Meizu M3 normale. Insomma,
ho chiesto a Spemol di inviarmi l'M3 Note perché lo considero il prodotto più interessante ed un vero best buy a 180 euro per la versione da 2 giga e 16 giga. Ringrazio quindi sconticina.it, il gruppo Facebook Sconticina e la pagina Sconticina e spemol.com per l'invio del terminale, che vi arriva con la lingua in inglese ma con il Play Store già installato e con l'icona Google Installer già sul desktop. Spettacolo! Io sono Bob DJ Axe e questa è la recensione del Meizu M3 Note. Amici, analizzando l'aspetto estetico del dispositivo troviamo subito la prima novità di questa serie, visto che la scocca è realizzata in alluminio serie 6000. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'azienda italiana leader nel campo dei montascale da più di 30 anni. Fatta eccezione per le due bande in alto e in basso che sono in plastica per ovviamente favorire la trasmissione delle antenne. Il touch and feel è sicuramente premium, è sicuramente quello di un telefono di fascia alta. Sul fronte, intanto avete visto con che facilità si sblocca col lettore di impronte, sul fronte troviamo un display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD 403 ppi. Il pannello di tipo LTPS presenta una riproduzione cromatica molto buona, come anche l'angolo di visione, guardate, e il bilanciamento del bianco. Oltretutto è possibile impostarlo manualmente. Sul fronte troviamo, volete vedere il display tester? Mi state chiedendo display tester? Ok, vi faccio vedere il display tester. Ogni vostra richiesta. Alziamo la luminosità. Bianco, ovviamente è un IPS, non è un AMOLED. Il nero comunque buono. Avete visto che io ho toccato, ho tappato sul tasto home e il terminale è andato indietro di uno. Questa è una delle funzioni molto furbe che secondo me Meizu ha implementato. Qui siamo alle immagini che conosciamo bene. Guardate che bel pannello. Bene, dicevo, sul fronte troviamo una fotocamera da 5 megapixel con apertura focale 2.0, i cui scatti sono decisamente buoni, per la gioia di tutti i bimbi minchia. La cura di Meizu nel realizzare questo prodotto la si vede anche, notate la fresatura che è stata realizzata per contenere il volume rocker e il tasto del volume. Dall'altra parte poi abbiamo il carrellino per una nano sim e una micro SD. In basso abbiamo lo speaker